Per il nostro piatto unico pad thai e tonno al miele ci serviranno 150 g di tagliolini di riso, un mix di verdure, sesamo, due uova, arachidi e coriandolo fresco. Per la salsa, arachidi tritate, 6 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di salsa tamarindo e 2 di salsa di pesce, un po' di miele, succo di lime e salsa tahina. Per il tonno marinato al miele invece ci servono 400 g di filetto di tonno, miele di clementino, soia, peperoncino, zenzero, sesamo nero e bianco, un mango. Partiamo dal pad thai e metto a cuocere in padella le verdure che ho già tagliato a pezzetti. Un po' d'olio e tutte le verdure. Ora mi posso dedicare alla salsa. Prendo una ciotolina, soia, salsa tamarindo, bella densa, questa dà un gran sapore. Salsa di pesce, se non ce l'avete anche l'aceto di vino bianco. Salsa tahina, si trova ormai ovunque. Peperoncino, ovviamente facoltativo perché potrebbe non piacere a tutti il piccante. Succo di lime, un po' di olio che ce la va a rendere un po' all'italiana e per completare un po' di miele. Adesso le arachidi che daranno un tocco croccante le vado a sminuzzare col coltello molto grossolanamente. Le aggiungo alla salsa e mescoliamo. Diamo una saltatina alle verdure. Adesso metto le verdure in un lato, abbasso un po' la fiamma e mi apro le uova. Una e due. Mescoliamo le verdure con uova e questo è pronto. Il pad thai lo potete fare anche in un'altra versione, o con i gamberi saltati in padella con miele e zenzero o pollo saltato al limone. È arrivato il momento di cuocere il tagliolino. Acqua che bolle e vado a cuocere 6 minuti, poi finisco di saltarli in padella. Nel frattempo andiamo a tritare altri arachidi che ci serviranno per l'impiattamento. Faccio la stessa cosa con il coriandolo, in Italia però non piace a tutti, per cui potete anche sostituirlo con il prezzemolo. Scoliamo la pasta di riso direttamente nelle verdure. Diamo una mescolata. Acqua di cottura. E giriamo per bene. Adesso aggiungiamo la salsa. Ed è qua che andiamo a dare il sapore al nostro pad thai. Ancora un minimo di acqua di cottura e qua prende tutto il colore. La prima volta che sono stato in Thailandia, proprio da dove viene questo piatto, sono stato in agosto, tutto il tempo ha piovuto e quindi sono dovuto scappare. Quindi se volete un consiglio, evitate agosto per andare in Thailandia. In inverno è meravigliosa. Infatti ci sono ritornato 2 anni dopo, a Natale, e il tempo era spettacolare. Impiattiamo. Mettiamo tutto in una ciotola, proprio come si mangerebbero in Thailandia. Delle altre arachidi, coriandolo e un po' di sesamo. Il nostro pad thai è pronto, adesso andiamo a fare il tonno. Cominciamo la marinatura.
in un piatto salsa di soia, miele, grattugio, un po' di zenzero fresco. In Asia lo zenzero lo usano praticamente ovunque. Io lo adoro perché dà un tocco fresco a tutti i piatti. Peperoncino. Non esageriamo. Mescolo bene il tutto. Prendo il tonno e lo lascio a marinare circa un quarto d'ora a lato. Ora che il tonno si è ben insaporito, lo passiamo nel sesamo. Da un lato e dall'altro. Facciamo anche i bordi, dai. In padella un po' d'olio. E andiamo a cuocere il tonno pochissimi minuti a lato. Già che ci sono, mi prendo anche il pad thai e metto la salsa al mango nel piatto. La salsa al mango sarà il letto del mio filetto di tonno. Questo non è altro che mango frullato. Potete aggiungerci, se volete, un po' di vaniglia oppure del peperoncino. Giriamo il tonno. Il tonno è già pronto, ve l'ho detto, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra. Un coltello ben affilato e andiamo a fare delle fettine sottili, tipo una tagliata. Impiattamento all'orientale, tutto nello stesso piatto. Filo d'olio ci sta sempre bene. Evo, mi raccomando. E il mio pad thai col tonno al miele è pronto. Quasi come essere in Thailandia. Per preparare il pad thai, partiamo facendo cuocere in padella con un filo d'olio le verdure tagliate. Nel frattempo, in una ciotola, mescoliamo la salsa di soia, quella al tamarindo, quella di pesce, la tahina, il peperoncino, del succo di lime, olio, miele e arachidi tritate. Quando le verdure si sono intenerite, spostiamole a lato della padella e aggiungiamo le uova per strapazzarle. Ora mescoliamo bene tutto e spegniamo la fiamma. Lessiamo la pasta di riso in abbondante acqua salata. Dopo pochi minuti scoliamola direttamente in padella con le verdure, aggiungendo acqua di cottura se necessario. Uniamo alla pasta anche la salsa che abbiamo preparato in precedenza. Impiattiamo in una ciotola e completiamo aggiungendo arachidi tritate, coriandolo e semi di sesamo. Per il tonno marinato al miele, mescoliamo in una ciotola la salsa di soia, il miele, lo zenzero grattugiato ed il peperoncino. Immergiamo il tonno e lasciamo marinare 15 minuti per lato. Una volta insaporito, passiamo il filetto nel sesamo. Scaldiamo un filo d'olio in padella e scottiamo il tonno. Nel frattempo, frulliamo il mango e adagiamo la purea ottenuta sul piatto. Una volta pronto, tagliamo il tonno a fettine e adagiamole sulla crema di mango. Condiamo con un filo d'olio d'oliva.